Incontro con le stelle. Le stelle vennero a me. Dapprima, come trepide lucciole, indugiavano nella mia aura posando teneri baci di energia intermittente sul mio corpo fisico, abbandonato sul pavimento. Pian piano divennero moltissime e sempre più fervide, volteggiavano su di me incrementando la loro attività energetica che si compenetrava nella mia materia. Per alcuni lunghissimi, intensi istanti io fui loro. Compresi allora che le lucciole erano miliardi di stelle fattesi piccine per venire a portarmi il loro esultante saluto. Mi emozionai come se le conoscessi da sempre a una, e anche loro, lo sapevo, conoscevano me. Fu un abbraccio infinito al quale mi abbandonai incondizionatamente. Un pianto di gioia proruppe silenzioso dalla mia gola all'incavo degli occhi, dove le lacrime formarono due laghi. Il mio corpo si inarcava per la beatitudine di cui ogni cellula poteva partecipare, e il mio sguardo interiore poté contemplare una luce sempre crescente scendere dall'alto e illuminare lo spazio interiore della mia mente. Tu stai già correndo per i campi Elisi, benedetto da un sole che non ci appartiene. Te ne sei andato ieri sera, fiero e pugnace come sempre, con le stelle in cielo. La fresca terra è ancora smossa, sotto la quale giaci ora tranquillo. Presto accoglierà una rosa rossa, bella e selvaggia come te, vecchio guerriero, che elargivi ai nemici le tue spine e a noi i fiori rossi del tuo affetto vero. Ti vedrò sempre venire e andare per la casa o dormire sornione sul divano, e ogni volta entrando dal cancello sarai davanti a noi per farci scorta. Oppure ti vedrò in cucina sulla porta, mi guarderai con gli occhi giallo-verdi un poco tristi, aspettando elegante di mangiare. Perdonaci, piccino, abbiamo dovuto. Per il tuo bene e per non far più star male. Così anche il vivido sole di questo 2 di luglio è vuoto e scialbo senza il tuo musino. Mi dici il tempo, amico, che cos'è? Per te, per me, oppure per il gatto che sonnecchia al sole? Un bruco che diventa una farfalla un tempo? Se sì, che tempo ha? Non certo il nostro, né quello della bimba che aspetta il suo Natale, o del morente che attende l'ora che lo libererà. Poi c'è la meridiana e il tempo misurato alla clessidra, che certo non è lo stesso tempo dell'immensità. E dunque, amico mio, esiste un tempo? Ricordi di pietra si oppongono flebili monoliti allo sfaldarsi inesorabile del tempo. Ho letto un libro sull'ordine del tempo. Dice: piccole, innumerevoli rapine quotidiane sfumano in altrettanti qui e ora nell'attimo stesso del pronunciamento, fluire di un fiume che noi crediamo noto. Cos'è questo fluire? E poi è uno? Qual è la sua direzione, ammesso che ce l'abbia? Dice: la freccia del tempo compare laddove il calore si sviluppa, o così pare. La testa, pensando, produce calore. Dunque i pensieri percorrono il tempo in un'unica apparente direzione, passato-futuro, verso il disordine del mondo, detto anche entropia. Questione di punti di vista, invece, sfocati probabilmente. Soltanto un ordine diverso, organizzato secondo altri criteri che noi piccole menti limitate non comprendiamo. Comunque sia, il tempo mio non è il tuo tempo e il mio presente non è lo stesso tuo. L'adesso, in un luogo lontano, è solo un esteso presente, cioè nell'universo non c'è un solo qui né un ora. E dunque, amico, qual è la risposta al tuo quesito?
ammesso che una sola ce ne sia. In questo limpido giorno che precede maggio, con la mia testa calda, mi viene da pensare che forse il tempo resta. Siamo noi di passaggio.